Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un esercizio che è comunemente utilizzato nell'allenamento a casa della parte superiore del corpo, delle braccia. E sono i piegamenti sulle braccia, appunto. Vengono anche chiamate flessioni, ma tecnicamente ci piace chiamarli piegamenti. Allora, questo tipo di allenamento prevede vari livelli di difficoltà, soprattutto per chi ancora non lo padroneggia bene e quindi potrebbe andare incontro ad errori. Partiamo dal più semplice, il piegamento sulle ginocchia. Lo facciamo con ginocchia a terra, io solitamente lo faccio piedi sollevati per avere un più controllo del movimento. Il movimento corretto è quello che prevede il rotolamento sulle ginocchia per andare a scendere con il petto. Qui l'errore più comune che vedo spessissimo è quello di andare indietro con il gluteo per andare ad abbassare la fronte. Noi sappiamo che il piegamento si fa sempre con il petto che scende in mezzo alle mani e mai con la testa, perché andremo a sovraccaricare l'articolazione della spalla rischiando infortunio. La versione standard del piegamento, che è quella per chi già ha una discreta forza, prevede le gambe distese. Con le gambe distese l'errore più comune è quello di andare a scendere di pancia, perché non tengo con l'addome e soprattutto mi sembra di arrivare più giù perché arrivo a toccare. In realtà a terra ci va il petto, non ci va mai la pancia. Attenzione a questo errore perché andremo a sovraccaricare la schiena. Quindi preferisco sempre iniziare ginocchia a terra con un piegamento corretto e poi progredire con le gambe distese. Un terzo step che si può fare, se già siamo sufficientemente forti con le braccia, è quello di andare a mettere i piedi sul rialzo. Sovraccaricheremo la parte anteriore, lavoreremo sicuramente di più con il petto e un pochino anche con la spalla, ma dobbiamo avere già una quantità di forza sufficiente a tenerci in questa posizione. Anche qui attenzione alla schiena, scendo e spingo. Ok, del piegamento ne esistono un po' di varianti. La variante strettissima, che va ad enfatizzare il lavoro sul tricipite, che può essere questa qui. La variante classica, quella larghezza spalle, che forse è quella migliore per iniziare ad allenarsi. E la variante larghissima, che è quella dove vado ad enfatizzare molto di più il lavoro del petto. Una volta che abbiamo visto bene come si fa il piegamento, da dove si inizia e quali possono essere le varianti, vi propongo un allenamento veloce, ma vi garantisco abbastanza intenso. Cioè andiamo a lavorare con recuperi corti e con una serie di piegamenti sempre decrescente. Vi spiego meglio. Facciamo 15, poi 12, poi 10, poi 8 e poi 5 piegamenti, recuperando sempre 30 secondi. Ci mettiamo vicino un cronometro. Ogni 30 secondi parto. Arriverò a fare un totale di 50 piegamenti in un brevissimo tempo, sono circa 3 minuti, e vi garantisco che gli ultimi 5 piegamenti saranno decisamente tosti. Per questo tipo di lavoro possiamo comunque iniziare a gambe tese e poi, quando non riesco più, appoggio e continuo ginocchio a terra. Avrete notato che il piegamento è lo stesso. Facilito un po' la cosa perché levo un po' di peso sulle braccia. Provate. Buon allenamento e fatemi sapere come va nei commenti. Ciao a tutti.